Rieccoci qua. Vediamo se è arrivata la notifica. Eccola qua. Vado a condividere. Ciao ragazzone, allora rieccoci qua. Per chi se la fosse persa, sulla pagina ho appena fatto la stesura dei pastello flexi, la linea Sweetie. Adesso andiamo a stendere la linea Classic che va dall'1 al 20, appunto come dice la parola. Ci sono colori classici, quindi il giallo, il rosso, l'azzurro, il lilla. Diciamo che è una ruota colori. Soprattutto per chi è all'inizio, così hai tutti i colori disponibili nelle tonalità diciamo più amate. Cominciamo. Allora, io vi parlo un po' del prodotto. Se avete domande, se volete chiacchierare, scrivete, io leggo dopo. Il prodotto è marchio Silk Air, linea flexi, colori semipermanenti. Il costo è 4 euro l'uno e sono 4 grammi e mezzo. Non mi fate ingannare che sono piccoli perché durano tantissimo, perché sono colori molto molto pigmentati, ok? Quindi con un colore riuscite a fare anche fino a 10 refill, io più o meno ho contato quello. Vanno stesi in maniera abbastanza sottile, altrimenti fanno fatica a catalizzare perché appunto sono molto molto pigmentati. Questa è la linea che contiene, come vedete, il bianco gesso e l'unico bianco flexi. Come avete visto, è abbastanza facile da stendere, poi ovviamente io consiglio sempre le due passate sottili. Qua, lavorando su tip, posso permettermi di farne una un po' più abbondante. Ci sono colori, comunque, ad esempio i rossi, i viola, che coprono con una passata sottilissima anche sull'unghia. Cioè, se vedete che il colore è coprente, non aggiungete strati perché farete fatica poi a catalizzare. In questa linea ci sono colori classici, ma a mio parere anche fluo, ad esempio questo 10. È un bel rosa fluo, io lo adoro. Vanno catalizzati 30 secondi, lasciano abbastanza dispersione. Se volete diminuire la dispersione, dovete farli catalizzare di più. Poi, che altro dire? Vabbè, sono tutti disponibili su www.kikinace.it, ovviamente. Bisogna stenderli, ecco, un consiglio per la stesura è usare il pennello piatto all'unghia e non perpendicolare così, ma piatto e soprattutto leggero, perché loro si autolivellano da soli, quindi se voi Ciao Fabiola. Se voi rimanete leggere e fate spennellate non a metà unghia, ma dall'inizio alla fine, come vedete, si stendono praticamente da soli. Qua abbiamo un rosa. Rosa Barbie. Ok, Beatrice ha messo il link nel primo commento fissato in alto. Ecco, il mio telefono ha deciso di non mettere più a fuoco, notato. E che altro dire? La diretta rimane salvata sulla pagina. Comunque sul sito ogni linea ha foto reali del prodotto, dei colori, più un video con luce naturale, quindi diciamo che questo aiuta molto nella scelta dei colori. È difficile che vi arrivi un colore diverso da quello della ruota. Poi dovete sempre tener conto che dipende anche da dove guardate, se usate il telefono, se usate il computer, se usate la TV, eccetera.
ma in linea di massima i video rispecchiano molto la realtà. E che altro dire? Poi questi video stesura io li faccio ripetutamente, perché sul sito, nella categoria kit risparmio, potete acquistare l'intera linea. Guardate che bel fluo che abbiamo qua. Sappiate che fluo, io adesso guardo dall'altro telefono se si intravede che è fluo. Questa linea è molto estiva, secondo me. Fammi vedere. Sì, dai, abbastanza, si nota. E stavo dicendo che nella categoria kit risparmio trovate l'intera linea fatta a kit, appunto, con il 10% di sconto e la ruota già colorata e lucidata in omaggio. Quindi questa ruota che io sto colorando e lucidando vi verrà spedita omaggio. Qua abbiamo il giallo fluo, che è il numero 2. Io spero che si noti che è fluo, ma si vede, penso, dal pennellino. E per essere fluo, guardate quanto si stende facilmente. Cioè, basta un attimino essere leggere. Ed ecco qua che non abbiamo neanche una striatura. Ovviamente il fluo e il bianco sono colori particolari, quindi due stesure non fanno mai male. Andiamo avanti. Il numero 3 è un arancio fluo chiaro. Ve lo inquadro meglio, ok, eccoci qua. Sono tutti abbastanza fluo, devo dire. Sono i primi che la Silkair ha creato, bellissimi per questo periodo soprattutto, ragazze. Ok, ciao Cristina, vediamo se si vede. Sì, dai, ok. Ovviamente i video e le foto non riescono a prendere appieno il pigmento fluo, quindi voi dovete vedere il colore e immaginarvelo però ancora più acceso, quindi fluo proprio. Purtroppo quei pigmenti lì sono difficilissimi da prendere tramite foto e video, e sotto la lampada luccicano un sacco, cioè brillano proprio come fossero dei evidenziatore fosforescenti, bellissimi. Ok, l'11 qua non è fluo, questo è uno dei colori più amati in questo periodo perché non è né viola né fucsia acceso né rosa, è una via di mezzo che amano tutte. C'è un pelo, lo andiamo a togliere, vediamo se riusciamo senza fare i danni. Ok, io lo definisco un fucsia un po' spento scuro, almeno le mie clienti lo amano tantissimo, uno dei colori che amano di più, l'11, il 12 e il 13 che adesso vi stendo. Il 12, ok, questo invece è un fucsia con una punta di rosso. Ecco, questo ne ho finiti già, penso, due colori ho già finito. Anche questo è molto difficile da prendere con video e telecamere. Fucsia con una goccia di rosso, ragazze. Io spero che si veda il più possibile. E questo anche è molto molto amato, secondo me non deve mai mancare, cioè, se lo prendete di sicuro non ve ne pentite, perché appunto è adatto a tutte le stagioni, perché io ho clienti che questo colore, il 12, se lo fanno anche d'inverno, perché basta abbinarlo con un monocolore con dei glitter argento oppure scuri
o comunque un'unghia nera ed è il top. Ok, il 13 non ho mescolato tanto e sembra semi-trasparente. Un attimino che vado a mescolare meglio, perché questi colori qua, i miei clienti sono ancora il nude, quindi questi colori qua non sono proprio mescolati e bisogna sempre mescolare bene prima dell'uso. Comunque il 13 è un... Ah, ok, non so proprio definirlo. Rosso fluo, ecco, fatto il danno, figurarsi. È molto particolare perché sembra ci sia anche del fucsia dentro. Molto particolare, faccio fatica a definirlo, non so se riuscite ad aiutarmi voi. Ok, andiamo avanti. Vedo che siete andate tutte via, quindi è inutile che continui a parlare. È un orario un po' del cavolo, nel senso che so che sicuramente state lavorando. Comunque io descrivo i colori e basta. Andiamo avanti con l'arancio scuro. Molto, anche questo abbastanza fluo. Molto molto coprente. Lo so che tu Bea ci sei, ma abbiamo parlato tutta domenica, di cosa parliamo adesso? Sai, degli argomenti io leggo, altrimenti vado avanti a stendere. Siamo solo io e te, tu e io. L'inquadratura, sì. E qua abbiamo il classico, scusatemi che non ho mescolato bene, il classico corallo fluo. Questo quest'estate secondo me non dovrebbe mancare a nessuna, però questo io consiglio di fare due passate con il numero 06. Ah, ciao Fabiola, perché io vedo, ah, sei entrata da poco. Perché vedevo solamente due persone, quindi una sono io, una era Bea. Ma di cosa parla Bea, questo Dexter? Di cosa parla? Poliziesco, fantasy. Vai, vai, raccontami. Potresti convincermi, sono in un momento di debolezza, non ho più serie TV da guardare, le ho finite tutte. Ok, questo è un corallo pastello, devo dire. Sì, corallo pastello. Simile. Oh no, è andato fuori fuoco. Con una goccia di rosa. Sì, in effetti sto mescolando poco e sembrano non coprenti, ma sappiate che coprono. Allora, Fabiola sta guardando Orphan Black. Di cosa parla? Vai, compratemi, descrivetemi le vostre serie TV. Anche questo consiglio le due passate, perché comunque sono tutti colori fluo. Quindi, ovviamente facciamo un attimino più fatica a farli coprenti. Ma ecco qua, il 14 sarebbe il 13 leggermente più chiaro. Orphan Black, lo avete visto? Cloni umani? No, non l'ho visto, non so neanche di cosa parla. Cloni umani? Ma è tipo horror, cioè fa paura? Se fa paura io non guardo quei telefilm lì, perché sennò poi non dormo per 2 settimane. Quelli tanto agitati, dove ci sono mille inseguimenti, mille sparatorie, muore, ogni volta ne muore uno, no, non fanno per me. Cioè, io sto proprio male, cioè, io non dormo più poi. Il 15 è un rosa
chiarissimo, sembra quasi bianco. Bianco sporco di rosa. Io li chiamo così i colori. È un qualcosa sporco di qualcos'altro. Ah, ok, non è oro. Va bene, allora poi stasera mi guarderò. Dov'è il numero? Ok. Mi guarderò i trailer. Ah, mi sono un po' rallentata stamattina. Allora, Dexter, vediamo la descrizione di Beatrice se mi conquista. Non riesco più a prendere le tippe nel frattempo. Ah, stendo questo e leggo, eh? Ah, ecco, qua c'è il lilla che le mie clienti preferiscono. Di tutti i lilla de Flexi, questo è il preferito. Non è né troppo chiaro, né troppo scuro, né troppo pastello. E si stende che è una meraviglia, cioè super sottile, fa tutto lui. Allora, riassunto di Dexter. Lui lavora per la polizia come tecnico di laboratorio, ma è un serial killer. Oh cazzo. Con un codice però uccide solo quelli colpevoli, fa tutte le sue indagini e poi ciao ciao criminali. Oddio. Non so se mi hai convinto, eh. È un killer, quindi li ammazza tutti praticamente. Allora, Dexter ti fa ansia perché muore qualcuno ogni puntata. Ok, vabbè, anche i polizieschi ne muore uno ogni puntata, però dipende il tipo di poliziesco, cioè non è che fanno vedere budelle, cose così. Tipo, Lucifer alla fine ha una sottotrama poliziesca e quindi ogni volta c'è qualcuno di morto. Questo non l'ho proprio mescolato perché sono sicura che è super coprente. Però nei combattimenti, eccetera, non è che fanno vedere budella, cervelli, sangue, eccetera. Quindi sai che lottano, però finisce lì. Ad esempio, un mio compagno invece a lui piacciono tutti quelli obbrobriosi. E quindi lui guarda Viking. Io ne ho guardati penso 3 minuti, basta, solamente a sentirlo mi fa venire l'angoscia perché è super realistico. Cioè, anche no, io mi devo rilassare sul divano, cioè, scusa, ok, quasi finita la ruota, il numero 18. Che bell'azzurro, non me lo ricordavo, bellissimo, ragazza. Che è super super coprente. Sto stendendo sottilissimo ed è super super coprente. Azzurro cielo. Sì, dai, il cielo secondo me è così, azzurro cielo. E adesso ci sono i due verde acqua verde, diciamo. Il 19 e il 20. 19. Ho perduto tanto tempo perché questi colori qua i miei clienti non li chiedono mai perché sono troppo accesi per le mie clienti, le mie sono tutte nude, nude e quindi non li uso boh da un anno, li devo mescolare super bene. Ok, il 19 è un verde acqua chiaro, molto molto bello, sembra quasi pastello a dire la verità, assomiglia molto alla linea Sweetie. Mi piace, verde acqua. Allora, Dexter non è cruento, è più psicologico. Ah, ok, allora mi piace. Sì, Fabiola, anche a me questi colori piacciono un sacco. Mi sa che il prossimo refill ci penso. Ciao Elga! Come che bella sorpresa, io sono qua da un'ora. Allora, prima ho steso la linea pastello Flexi, la trovi sempre sulla pagina, e adesso siamo alla linea Classic. Super coprente, super 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 coprente, ragazze. Verde, è particolare. Non è un verde classico, sono verde menta, blu,
sì, Ega, lo so, tranquilla. Adesso in questo orario lavorano un po' tutte, infatti siamo intrigati. Però io lo dovevo fare e come sempre lo faccio in diretta, tanto qualcuna c'è sempre che mi fa compagnia. Ok. Elga. No, non lo diciamo. Ed eccoci qua con la linea stella. Ecco qui la linea finita. Adesso uso l'Extreme Shine HD di Michelle, che è quello altissima densità. E mentre io lucido, chiacchieriamo, perché ormai i colori li ho già descritti prima. Ah, l'Extreme Shine ho scoperto che non ha il pigmento anti-ingiallimento. Vabbè, mi hanno un attimino, mi ero confusa e sbagliata, ho già corretto sul sito. Perché comunque le descrizioni me le faccio tutte io a mano e vado alla ricerca, perché provare proprio tutti i prodotti non riesco. E vado alla ricerca, contatto il produttore, eccetera, però posso sbagliare anch'io. Io sento un rumore stranissimo, vabbè. Cos'è? Adesso leggo i commenti. Ah sì, Bridgerton, certo che l'ho visto, stupendo. Ecco, quello è il mio genere di telefilm, io li adoro quelli. Infatti ho finito Downton Abbey. Bellissimo. Stupendo. Io adoro i lieti fini o comunque le storielle così. Allora, praticamente Bridgerton, io non riesco a dirlo, parla dell'alta società londinese nel 1800, mi sembra sia la tempistica. Downton Abbey invece è Prima Guerra Mondiale, di 1900. E io sopra di quei telefilm adoro soprattutto i vestiti. Poi Bridgerton, devo dire che c'ha un signor duca che anche avesse una pezza sopra, è bellissimo quell'uomo, quindi merita. Merita guardare il telefilm solo per lui. E avevo sentito delle voci che volevano fare il seguito di Bridgerton e fare una stagione per ogni fratello e sorella della famiglia. Ogni stagione è legata a un fratello e sorella. Non vedo l'ora, io spero di sì, perché sono stati proprio bravi. E da dire che l'ha guardato anche il mio moroso, e a lui questi generi non piacciono, però l'hanno fatto talmente bene, avvincente, che l'ha guardato anche lui con me. Ok, primi 10 fatti, aspettate che non sono dentro, ok? Adesso leggo tutto. Oh no, Elga, mi spiace. Adesso vi faccio vedere i colori. Ma perché quando metto il lucido non li faccio vedere, nel senso metto il lucido e basta. Ma dopo ve li faccio vedere di nuovo. Tra l'altro mi si è bloccato tutto, ecco perché io vedevo la ruota bella. Vabbè. Eh sì, molto movimentato. Eh sì, Beatrice, più è figo il protagonista, più a me piacciono. Sempre, sempre. Io consiglio infatti a tutte, White Collar, che non so a dire la verità se c'è ancora su Netflix o Prime. Quella serie TV me la sono vista già 2 volte, sia perché il protagonista è bello, cioè c'è poco da fare, è proprio fascinoso, e sia perché c'è una storia dietro, cioè colpi di scena ogni puntata, fantastico. Comunque, sì, Elga mi diceva che non si vedevano i colori. Quando io metto il lucido vado anche fuori inquadratura perché è proprio la fase finale che devo fare un po' più veloce. Quando poi ho finito vi faccio vedere la ruota completa, ma comunque la diretta rimane salvata.
Quindi potete poi riguardarla tra un minuto quando stacco. Perché se mi metto a far vedere di nuovo tutti i colori, quando metto anche il lucido, le dirette durano 8 ore e mezza. Quindi non posso, non posso. Allora, qua sta già finendo il mio lucido. Comunque vorrei farvi notare che l'Extreme Shine HD, come vedete, è molto molto denso, però voi lo potete tirare quanto volete, lui si autolivella perfettamente e non fa striature. Questo devo dire che è un punto a suo favore, decisamente. Non dura 6 settimane come il Dr. Top, però le sue 3-4 settimane se le fa tranquillamente. E secondo me è anche più giusto così, perché le clienti devono tornare a massimo, massimo 4 settimane. Anche se le unghie crescono poco, anche se sono in ferie, bisogna organizzarsi ed essere rigide su questo. Che se si superano le 4 settimane, comunque c'è sempre più lavoro per noi da fare, da correggere, da aggiungere prodotto. Io non lo trovo proprio corretto. Poi ci sono quelle clienti che, vabbè, in 4 settimane l'unghia cresce di 1 mm, allora lì, vabbè, arrivi a 5-6, ma perché proprio non crescono le unghie, lì è un altro discorso. Ma in ogni caso, anche se non crescono le unghie, a 4 settimane già ci potrebbero essere i primi sollevamentini che poi danno problemi. Dunque, ok, adesso leggo. Ah, Beatrice, conosci White Collar? Allora non sono l'unica alla ricerca di Manzo. Beh, bellissimissimo. Stupendo, White Collar, l'ho visto 2 volte, mi piace proprio, sia perché è simpatico, è un poliziesco nello stesso tempo, però è simpatico e c'è una storia di sottofondo che ti trascina proprio. E un altro che ho visto 3 volte, mi sembra, sì, 3 volte, è New Girl, che è comico, una serie TV comica. Romantica barra comica, e poi vabbè, c'è il lieto fine. Io adoro il lieto fine e l'ho vista 3 volte perché è una serie TV molto leggera, quindi cioè, non è che ti colpisce così tanto da dire me la ricordo per 10 anni. Però appunto, io dopo un anno circa due me la dimentico, me la riguardo sempre. Eccoci qua. Questa è la linea stesa, adesso vi lascio che vado a fare un po' di pacchi. Ci vediamo alla prossima diretta. Ciao ciao!